Ho lavorato al CPR di Milano per 2 settimane. Ero disoccupata da tanti mesi, quindi quando ho ricevuto la proposta di iniziare un nuovo lavoro ero entusiasta. Ho cercato informazioni sulla cooperativa, sembrava interessante. Da nessuna parte c'era scritto che gestivano un CPR, anzi, mi avevano detto che gestivano una casa di accoglienza. Una volta lì però, ho capito che la situazione era diversa. I giorni che ho passato lì sono stati molto pesanti psicologicamente. Il CPR è una struttura in cui i diritti umani svaniscono. Le persone non hanno alcun tipo di diritto, soltanto perché non hanno il permesso di soggiorno. Ho lavorato al CPR di Via Corelli per 2 settimane, è stata dura, durissima. E una volta presa coscienza della situazione, non avrei voluto tornarci mai più. Cioè, appena entri ti senti in prigione e non vedi l'ora che finiscano le tue ore perché è insopportabile quello che vedi. Di notte avevo gli incubi, mi svegliavo e non riuscivo più a dormire. I ragazzi, alcuni dei ragazzi che stavano dentro, mi dicevano che la prigione è molto meglio rispetto a quel posto, che è così, così disumano. Non mi dimenticherò mai il mio secondo giorno al CPR. Ero in infermeria per portare gli ospiti, perché lì dentro la parola detenuto è vietata. Dovevo portare gli ospiti a prendere le loro terapie, ma a un certo punto sentiamo delle urla e tutti che dicono di uscire, di scappare. Anch'io esco fuori e non capisco nulla, però si capisce che uno degli ospiti si è tagliato. Io ero agitata, mi batteva il cuore fortissimo. Questa persona poi è stata ricoverata in infermeria. Io sono andata dopo nel corridoio che portava alle celle dei detenuti. Era pieno di sangue, c'era sangue dappertutto. Un corridoio di 80 metri pieno di sangue. Mi veniva da piangere. Dappertutto l'odore del sangue, quell'odore di ruggine, di ferro, una scena terrificante. Poi, dopo, sono andata a preparare alcuni cambi di vestiti per i ragazzi che me li avevano chiesti al mattino, tanto lì non potevo proseguire. E il sangue ormai si stava asciugando, ma l'odore non spariva, era così penetrante. Lì mi sono avvicinata a una delle finestre per parlare con alcuni dei ragazzi. Ho messo le mani sulla gabbia della finestra e mi sono rimaste tutte appiccicose perché pure dalla finestra scendeva il sangue. Sconvolgente. Uno dei ragazzi mi dice che deve andare dalla dottoressa per la terapia perché non sta bene, non ce la fa. E io gli ho spiegato che non poteva perché c'era all'interno il suo compagno di cella, quello che si era tagliato. E allora lui mi ha detto una cosa che non me la dimenticherò mai, mi ha detto: vado a farlo pure io. Io mi sono messa a piangere, a urlare, a dirgli: no, ti prego, non farlo. Ho appoggiato la mano sulla finestra della gabbia, così lui ha fatto lo stesso dall'altra parte e lui mi ha tranquillizzata dicendomi che non l'avrebbe fatto. Quel sangue è rimasto su quelle finestre per tanti giorni e l'odore, beh, quello non se ne andava più. Io quel giorno volevo dare le dimissioni, volevo andare via. Non ne potevo più, ma restavo per ascoltare le richieste di chi stava lì, che poi erano richieste basilari e mi chiedevano il sapone, la carta igienica, di iscriversi nelle liste per chiamare i familiari. Mi ricordo che il sapone lo dovevo passare dai buchi della finestra. Palline di sapone liquido piccolissime, una ad una, perché se avessi voluto seguire la procedura avrei dovuto far uscire un detenuto per volta con vicino 2 poliziotti per consegnargli 3 palline di sapone liquido. E anche consegnare il cambio, una cosa semplicissima, diventava complicatissima. E le magliette erano poche, alcune erano rotte, le felpe quasi sempre senza zip, le mutande usate. Perché dall'interno del CPR mi dicevano che potevo consegnare soltanto quelle usate, che spesso erano macchiate, rotte. Quelle nuove
anche se c'erano, non potevano essere consegnate se non una mutanda nuova ai ragazzi appena entrati e basta. Per poi non parlare delle chiamate, questi ragazzi rimangono chiusi nei loro reparti tutto il giorno. L'unico modo per uscire per qualche minuto è quello di andare in terapia o fare le chiamate. Così per farlo devono comprare delle ricariche a 5 euro per parlare con i loro familiari, ma qualche minuto. Io sono andata da una responsabile e gli ho detto: ma scusa, ma com'è possibile che nell'era delle chiamate gratuite, ma come fanno dei detenuti, tra l'altro detenuti ingiustamente, senza reddito, a pagare 5 euro al giorno per una chiamata? Ma perché non gli diamo i cellulari? Almeno così possono utilizzare WhatsApp, che ne so. E lei mi ha risposto: ma loro utilizzano WhatsApp per cazzeggiare. Per cazzeggiare. Quel giorno ho dato le dimissioni. I soldi che avrei ricevuto dalla cooperativa per me sarebbero stati dei soldi sporchi, sporchi anche del sangue che ogni giorno scorre là dentro. Ho studiato per anni la tutela internazionale dei diritti umani e mi chiedo, l'ho studiata, mi chiedo come sia possibile che esistano dei luoghi così, che violano i diritti più basilari. E la cooperativa non agisce all'oscuro, la prefettura si trova all'interno della struttura, quindi mi chiedo come possa lo Stato finanziarla, sapendo bene che cosa succede al suo interno. Dopo l'esperienza nel CPR di Via Coralli, io non posso dimenticare, anzi, è necessario ricordare e parlarne molto di più, pretendendo che questi luoghi vengano chiusi. Thank you.